Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Che è finito male allora? Perché ho sentito il mio nome? Ho le crisi epilettiche. Ero a New York, mi sono trasferito. No, che dov'è? Ah, ecco, ecco. Che è successo? Eccomi. Vabbè. Non è rilevante. Ok, ho detto. No, che ho detto praticamente che spesso io ti dico che sei molto bella, Jenny, no? Ok. Non è per ovviamente fare una domanda. Vorrei sapere cosa ne pensi tu di me, cioè nel senso in generale. Sei simpatico. Zio, sei simpatico e brutto, eh? Jenny, secondo te io sono bello? Madonna. Oh. Figa, zio! Tu? No! Guarda, tu potresti... Ciao ragazzi, ciao, che bello, mi piace il cazzo oggi. Come state? Eccoci qua. Minchia. Ciao ragazzi, come... Mamma mia, la situazione qua è tragica. Porca puttana. Pazzia, non si scopa per un mese. Sì, andiamo avanti, siamo a 7 anni. Bene ragazzi, benvenuti a tutti, ciao. Spooky Max è quello che tipo doveva dargli 7.000 euro, gli ha dati 6 e non l'ha scritto. E chi era secondo te? No. Lo dico adesso per la prima volta. Grembaud Spooky Max. Bro! Dovevamo collegare i puntini, eri tu davvero? Ero io. Ero fottutamente io. Ero io che gli donavo 6.000 euro a Ciccio. Io però sono stato male per anni per sta roba. I miei genitori mi hanno buttato fuori casa. Sì. Io non avevo una lira. Cioè, perché mio nonno, quando è deceduto, ha lasciato 7.000 euro per comprare la macchina. Io non ho comprato la macchina e ho donato tutto al paguro. E infatti è stata una roba veramente devastante a livello familiare. Cioè, tuttora ogni tanto oggi mi fanno delle battutine i miei, anche in famiglia, quando facciamo le cene di parenti. Ogni tanto la battuta su Spocchi esce sempre. Purtroppo, però ne vado fiero in realtà. È della sua unicità, no? Vabbè, bisogna giorno... mettere delle leggi sull'intelligenza artificiale, cioè che queste cose qua siano illegali, cioè bisognerebbe dedicare una attenzione all'intelligenza artificiale. Quante cose sono illegali nel mondo? In Italia quanti bastardi evadono le tasse? Nel mondo e noi siamo... No, ma nel momento in cui possono sostituire lavori quali magari attore, speaker radiofonico, eccetera, cosa? Io mi devo fare coda perché questa umidità qua tra un po' me li fa aprire ad ombrello. Ti fa aprire ad ombrello? In che senso? I capelli si aprono. Qual è il concetto di capelli che si aprono? È che diventano... Stavi cercando di fare un pop? No, poi ho capito che sono Grimbaud nuovo. Ti prendo a pugni, non provare a fare un pop con me. Infatti non lo faccio. A parte che anche perché siamo con Cock. Ci sarà anche Joe domani, infatti devo veramente baciargli il culo. Joe, che povero Cristiano salta la live per fare sta roba. Infatti veramente gli devo baciare il culo. Dove lo metto sto robo? Vabbè, adesso lo tengo qua, tanto tra poco lo toglierò live. Ui. Train. Grazie. Come cazzo si chiamano? Wombat? No, cuocca. È un cuocca. Wow. Cut. Non so cut, veramente cosa cazzo... Cut. Dov'è il microfono dell'iPhone? Cut. Soldi. Con i soldi poi arriva l'amore. Soldi. No. Ascolta. Sei Grimore, sei qualcosa. Io prendo l'amore. Con l'amore possiamo cercare soldi, ma ci può avere soldi, ma non ci vuole l'amore. Bravo, nascondi la domanda. Ah, ok, tu hai soldi. Dipende. E non hai l'amore, però hai l'amore ma non hai soldi. No, all'inizio è vecchio, nascondi. Stai tenendo sta roba. Perché urla? Una serata rovinata. Non mi va bene però, perché mi fai passare questo pettegolezzo non vero adesso, eh. Ma che a parte che io mi sono perso, regà.
No, che perché non è successo, è successo Anakin, Anakin e Coca. Dio santo. Anakin e Kokesh hanno una relazione. È sempre colpa no, no. di Gabri. Kokesh è andata a Napoli con Anakin a vedere il... Ecco. No, nessuno è gay. Non Eccoci. Ciao Matteo. Ciao Matteo, come stai? Ciao. Ciao Ash. Ciao Guzze. Com'è? Chi è Guzze? Guzze. No, Guzze è bello. Dai, dai, dai. Ma dove? Alle 5. Alle 5? Sono di dove? Che cosa è successo? Perché? Se guardi la live capisci. Ma pensa, oh, zitto! Cioè, è ingiocabile. Non torno mai in classe puntuale perché non sento la campanella. Andiamo! Gioia! Mamma mia, Simone! Andiamo! Gioia! Con la barbetta che c'è un peli di cazzo, eh? Oggi vedi senti qualcun altro, eh? No. Gioia, Gioia, ehi, Gioia, tranquillo. Scusa. A te, Edward. Oddio, ma questo significa qualcosa? Gang, bro. Sto così. Easy tipo. Magni. Divertente. Divertente. Okay. Divertente. Ok. Ti sei divertita, ciao. Ah, ok. Sei quindi divertita? È così. Ti sei divertita. Okay. E con una? Il Pichu. Tu stai dire pene, dici pene, cazzo. Pichu. Beddu. Pisellino, pisellone. Proboscite. Pene. Ti metteresti mai con un uomo che dice di avere il cazzo che è come una proboscide di un elefante? Beh, no, perché o non è vero e quindi è un bugiardo, oppure due, se ha veramente il pisello di una proboscide, è problematico. Bene. Guardi una sigaretta per caso? No. Cadi, guarda una foto, vai. Ma col mio, dallo... Non lo so. Adesso, due persone. Accendi il forno. Questa è la tarantella siciliana, all'inizio è uguale. Cosa? È uguale alla tarantella siciliana, vi lo assicuro. Andate a scrivere tarantella siciliana, era quella. Ma perché è vera? È fantastica. Ma io voglio sapere chi sta scrivendo, cioè non siete voi, raga. Oh, sono io che sto mettendo i messaggi a schermo, cocco. Ah, è che ne so, non sto capendo, io non so come funziona StreamYard. Vabbè, allora, io comunque non so come sono... C'è da dire che il ping di Martina non era sicuramente di aiuto. Però la storia di Cocca mi sembra una bella cazzata. Però anche quella di Martina mi sembra una cazzata. Secondo me la storia non appartiene a nessuno. Ma perché c'è Aldo? Ma perché c'è un terrone? Nel frattempo comunque il verso è sempre lì. Ma perché... Questa chi è stato quel genio, gli voglio dare 10 euro. Io adesso lo pago. Non ho ancora la cittadinanza italiana, mi sembra giusto nei miei confronti. Non so il motivo. Io sono qui davanti a tutti, per questo la domanda di prima, se avevi un pubblico italiano o di non comunitari o di extracomunitari o come di Maranzetti. Io dedico la mia vita, dedico il mio corpo, il mio animo alla Repubblica Italiana. Fratelli, ma questo è fuoco. Ma ti devono rinchiudere. Non tu, ma cosa?